Con queste parole, Monsignor Pier Giorgio Mazzoni, vescovo di Ascoli, ha salutato per l'ultima volta questa mattina Costantino Rozzi. Le esequie del presidentissimo dell'Ascoli Calcio si sono svolte poco fa nel Duomo del capoluogo piceno, in piazza Arringo. Gremita la cattedrale, mentre all'esterno una folla strabocchevole ha seguito la messa. Tra le migliaia di persone c'erano gli operai, i dipendenti, i giocatori di Rozzi, assieme ad ex calciatori, allenatori, a presidenti e dirigenti di società, con in testa Antonio Matarese, presidente federale. Ma c'erano anche le più alte cariche civili della regione e dell'imprenditoria per riconoscere a Costantino Rozzi la grande capacità di... Siamo con Tossi, l'unica domanda semplice, ti dico nome e cognome, Costantino Rozzi, da lì qual è il ricordo? Costantino Rozzi, parliamo di un leader illuminato che ha fatto conoscere Ascoli al mondo, che è stato un attore protagonista sia del calcio sia di impresa, un grande capitano e forse possiamo dirlo il padre di tutti gli ascolani. È stato sempre un consigliere dell'Ascoli dal 1956, comunque il calcio non mi interessava, perché non avevo mai né frequentato da ragazzo come giocandoci da ragazzo e né avevo visto forse mai una partita. Mi hanno incastrato a fare il presidente, comunque adesso mi piace. Io credo che era malattia, questa è una malattia che una volta contagiati non ci si riesce più a liberare. Tutto, ossia nel calcio non c'è distinzione tra intellettuali oppure analfabeti, tra imprenditori e operai, che magari c'è una, prima della partita c'è una conflittualità sindacale e poi nella partita siamo tutti d'accordo, anche in questo caso, a gridare viva Ascoli. Inoltre anche classe politica, praticamente sono sta centinaia di mila persone che praticano proprio attivamente il calcio. Poi quando, tutti quanti, io ho fatto calcio, tutti, qui magari dopo la riunione, basta vedere qui un piazzale, basta una palla, tutti danno una... io credo che non esiste in Italia una persona che non abbia dato una sgambata a un pallone. Loro hanno avuto un'azione, più che un'azione, quello ha avuto un pallone e l'ha buttato dentro. E ti dico, sono rientrato avvilito, ma non ti dico ancora di più, che tra primo e secondo tempo piango sempre, come un bambino. Qual è il tuo ricordo che c'hai di Rozzi? Sicuramente l'hai incontrato diverse volte. Sì, io l'ho incontrato più di una volta, Rozzi. Per me è una figura paterna perché mio padre lavorava con la sua impresa, quindi ho avuto modo di conoscerlo anche su questo lato. E... che dire, è un uomo che ha fatto la fortuna della città di Ascoli. Purtroppo è venuto a mancare in un'età ancora troppo giovane, perché poteva dare ancora tantissimo alla nostra città, però ci ha insegnato il coraggio e la determinazione. Dobbiamo prendere spunto da lui per uscire da questa situazione che Ascoli sta attraversando come una crisi un po' di lavoro. E la reazione, Nicolini a terra, Corti, c'è un Nicolini a terra. Comunque il rigore non c'era, ecco. Voglio dire, a questo punto molto probabilmente non c'erano i fischi perché vinceva la partita. Solo quest'arbitro come minimo ci porta sfortuna, venuto lì da me il Merazzaro, già questo è un senso di protagonismo, no? Fa il protagonista, perché viene lì un presidente che si alza, stavo al di là della pista, addirittura dove stavano i carabinieri, dove oltre me ci stavano 200 persone, viene a cacciare me, cioè questo lo fa il protagonista, no l'arbitro, insomma. Rozzi e Mazzone escono anzitempo dal campo in segno di protesta contro l'arbitraggio del signor Bergamo di Livorno. La squalifica mia, che da un punto di vista di condizionamento psicologico
è più efficace di quello del giocatore, ma all'Ascoli Calcio non fa niente. Sarò io che andrò sul giornale dicendo Rossi è il presidente squalificatissimo Rossi, eccetera, che ormai è diventata una moda pure. Ci sono diventato un personaggio a queste squalifiche, esatto. No? Per dire. Perciò non... Ma questo, lasciatelo a me, se devo fare una brutta figura la faccio io.